ogni tipologia di sentiero, ad ogni tipologia di sentiero si può accostare un tipo di scarpa. Per camminare in Umbria, per fare itinerari, diciamo, in un territorio che non presenta difficoltà di rilievo dal punto di vista escursionistico, serve una scarpa, diciamo così, intermedia. Per scarpa intermedia intendiamo una scarpa non particolarmente tecnica, uno scarponcino, come vi faccio vedere, come vi mostro, abbastanza leggero. Teniamo conto che la pesantezza della scarpa è un elemento importantissimo, perché un etto in più di peso sul piede, quindi sulla scarpa, corrisponde a mezzo chilo in più sulla schiena, di carico sulla schiena. Quindi intanto scegliere una scarpa leggera che abbia un buon Vibram sotto, adatto quindi per camminare in montagna, ma che non deve neanche essere necessariamente alta come lo scarponcino che vi mostro. Oggi in commercio si trovano tante scarpe anche più basse, e che per camminare in Umbria, per fare itinerari tipo la Via di San Francesco, sono sufficienti ed adatte. E io credo che poi non debba neanche necessariamente essere in Gore-Tex, perché la scarpa in Gore-Tex traspira ovviamente di meno rispetto ad una scarpa normale. E se gli itinerari escursionistici vengono svolti durante la stagione estiva, dove c'è meno probabilità di andare incontro a temporali, a piogge intense, credo che anche la scarpa, insomma, che non sia in Gore-Tex, possa essere più che sufficiente per percorrere questi itinerari.